è stato un furto, perché lì non c'era niente da rubare o poco, e le cose che c'erano non sono state rubate, sono state soltanto spaccate contro i vetri, contro gli specchi, quindi è stato soltanto uno sfregio. Quindi uno sfregio, tra l'altro, a un luogo che deve essere un luogo di accoglienza, un luogo della comunità, dei bambini, quindi veramente una cosa schifosa. Devastato l'asilo di Camucia in via 25 Aprile, alcuni vandali infatti si sono introdotti all'interno dell'istituto che ospita la scuola materna e l'asilo nido, producendo così ingenti danni. Hanno infatti spaccato tutti i vetri, rotto i mobili, divelto gli estintori ed infine imbrattato tutto con salsa di pomodoro. Ce ne siamo accorti ieri, quindi lunedì pomeriggio, perché dei ragazzini molto piccoli di 10 anni che giocavano lì accanto si sono accorti di un estintore che stava fumando lì fuori. Si pensa una ragazzata? Probabilmente potrebbe essere una delle possibilità. Ci sono delle telecamere comunque nella zona? Ci sono delle telecamere e quindi ora i carabinieri hanno chiesto di acquisire i dati e vediamo quello che succede. Voi avete fatto un appello anche a chiunque possa aver visto qualcosa e possa insomma aiutare nelle indagini? Esattamente, e lo rifaccio anche qui da voi, faccio un appello sia alle persone che possono aver sentito qualcosa tra sabato, domenica e lunedì, e anche lo faccio a quei genitori che probabilmente, se sono dei ragazzi giovani, si sono trovati dei ragazzi che erano almeno sporchi di polvere dell'estintore e sporchi di salsa di pomodoro. L'asilo per adesso rimane chiuso, presumibilmente tutti e due gli asili, fino a lunedì prossimo. Un gran lavoro, perché oltre che ripulire tutto c'è da disinfettare tutto, rimbiancare, e poi ci sono i mobili completamente rovinati, quindi anche da ricomprare i mobili, quindi proprio è quasi da rifare completamente da zero.